Ciao, sono Enzo, benvenuti in questo nuovo video. Riregistro nuovamente perché anziché fare un video ho fatto un timelapse. Non vi dico la sorpresa quando ho cercato di sincronizzare il video con l'audio. Comunque, un macello. Allora, ultimo video dell'anno. Gli auguri ce li facciamo domani perché tanto mi sa che esce un video anche domani. Oggi volevo rispondere a una domanda che mi aveva fatto Christian. Aspetta, vediamo se la ritrovo al volo, perché volevo evitare di fare tagli. Allora, è una domanda intanto, eccoti qua. Christian Rossi che mi faceva riguardo un video che avevo caricato qualche giorno fa. E adesso io un po' mi sono pentito di aver caricato questo video, perché è un video preso dal corso avanzato di fotografia. Siccome è un piccolo video, diciamo che è comunque infilato all'interno di un contesto un po' più ampio, perché c'erano dei video prima, dei video dopo, che poi contestualizzavano appunto tutto questo discorso riguardo la profondità di campo rapportata poi ai diversi sensori, per quelle diverse dimensioni. Però cerco di fare un po' di chiarezza appunto intanto rispondendo a questa prima domanda. Gli altri messaggi dopo. Allora, tu mi scrivevi Salvenzio, quindi paragonando FF a PSC, cercando di ottenere la stessa immagine, quindi con lo stesso angolo di campo, dovendomi allontanare con sensore a PSC, avrà un aumento della PDC dovuto all'aumento della distanza reale, non alla riduzione del sensore, giusto? Giusto. Facciamo chiarezza, ma intanto l'intro, poi ti rispondo. Ok, ti rubo circa 30 secondi per ricordarti che ho finalmente aperto la mia scuola di fotografia online. Troverai tutta una serie di videocorsi, è tutto online, ma l'ho voluto anche rendere il più pratico possibile, per questo ho scelto di creare dei workshop che usciranno con cadenza mensile, nel quale ti porto con me virtualmente in diverse situazioni, per cui davvero fotografie sul campo, dove passiamo dalla fase di scatto alla fase di modifica, per cui attraverso Lightroom e Photoshop, tantissima roba, non te la sto qui a dire, però ti lascio il link qui sotto dove puoi trovare tutte le informazioni utili. Allora Christian, intanto ottima domanda, cerco di rispondere appunto e di chiarire il concetto meglio in questo video. Se noi prendiamo come esempio appunto una fotocamera con sensore full frame e una con sensore APS-C, a parità di distanza, quindi rispetto a un soggetto che potrebbe essere appunto, non so, una persona, vogliamo fare un ritratto, se noi andiamo a montare uno stesso obiettivo, quindi un 50 mm su entrambe le fotocamere, avremo ovviamente degli angoli di campo differenti, perché diciamo che l'effetto di crop del sensore APS-C tende a farci vedere magari questa sorta di avvicinamento rispetto al soggetto, che in realtà è soltanto fittizio, perché appunto dovuto al fattore di crop. Ma quello che succede è che se noi appunto alla stessa distanza facciamo una fotografia, la profondità di campo rimane assolutamente invariata. Questo lo possiamo vedere semplicemente se, facendo la stessa fotografia, poi quella scattata con sensore pieno, quindi col full frame, la andiamo a ingrandire portando il soggetto, diciamo, alle stesse dimensioni di quelle con le quali l'abbiamo ritratta appunto col sensore APS-C, avremo uno sfondo, diciamo, sfocato alla stessa maniera, quindi la PDC o profondità di campo sarà esattamente la stessa. Quello che succede poi, giustamente, se uno poi vuole fare un certo tipo di inquadratura a prescindere dal tipo di sensore che sta utilizzando, è chiaro che con il sensore APS-C sarei portato a indietreggiare se vuoi ottenere uno stesso angolo di campo pari a quello del sensore full frame. In questo caso dovrai indietreggiare, quindi allontanandoti dal soggetto. In quel caso sì, va a variare quella che è la PDC o profondità di campo, proprio perché la distanza tra la fotocamera e il soggetto è uno degli elementi principali che va a variare appunto questo effetto di sfocato, o meglio della profondità di campo. Per cui questo sì, è dovuto semplicemente allo spostamento che andiamo a applicare noi proprio per ottenere un'inquadratura diversa, non è dovuta al discorso dei diversi sensori, perché ti ripeto, se le fotocamere sono esattamente allineate rispetto al soggetto con la stessa focale, la profondità di campo non cambia. Ok Christian, io spero di aver fatto un po' di chiarezza alla domanda e niente, per il resto ci vediamo domani. Domani faccio il primo video dell'anno, per cui sarà un video più che altro dedicato così probabilmente ai propositi che ho, insomma, per questo canale, ma anche un po' ai progetti esterni, ma sempre collegati a questo canale. Per cui, voi come al solito, se avete domande da fare scrivete sotto nei commenti. Per il resto ci vediamo nel prossimo video. Ciao!